Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, nuovo video tecnico, togliamo il chiamangeli di mia madre. Nuovo video tecnico e oggi parliamo un po' di come rendere la base perfetta con la buffing technique, la powder buffing technique. Tanto mi è entrata una bestiolina volante. Speriamo non si senta. Comunque, la powder buffing technique è una tecnica che si utilizza da tantissimo tempo, specialmente in ambito fotografico, perché la pelle fotografata con questa tecnica viene benissimo, ma è secondo me anche molto bella per un utilizzo quotidiano quando vogliamo avere un risultato di pelle perfetta. In realtà, però, il mercato beauty si è evoluto sempre di più, proponendo sempre più tipologie di ciprie che offrono poi tecniche che si adattano a tecniche d'applicazione diverse. Io ho soltanto fondotinta e correttore e il primer, non ho cipriato niente perché voglio farvi vedere la tecnica dall'A alla Z, ma nel mentre proviamo anche un po' di prodotti per la base nuova insieme, così prendiamo due piccioni con una fava. Allora, premessa, la buffing, scusate se sentite il rumore, ma c'è la piccola Ciuciù che finalmente è tornata a casa, che sta decidendo se vuole stare sulla sua cuccia a cuscino o sulla sua cuccia a letto e passa da una all'altra. Vabbè, ma non mi disturbate, sono felicissima. Comunque, allora, accademicamente, la buffing technique si fa in questo modo. Andremo a settare la base viso con un puff, nel mio caso il mio preferito è quello di Lindalberg. Uso molto, lo ammetto, anche la Blendy Full di Tati, però se alla fine sul lungo raggio mi trovo sempre meglio per la cipria con questo. Comunque, con una cipria che sia una setting powder in polvere libera, quale quella che si adatta al nostro tipo di pelle. Ad esempio, nel mio caso, sceglierei la Peach Perfect di Too Faced o la Butter di Fenty. Sono due cipre che mi piacciono moltissimo. Sapete che comunque lei è il mio grande amore, perciò lo facciamo insieme. Ok? Mentre vi spiego la tecnica, voglio anche farla, che è più semplice, secondo me, anche vedere l'applicazione. Prendo il mio piumino, prendo bene la cipria e vado innanzitutto a settare il perioculare. Tanto questa, essendo a punta e avendo lo spazio per il dito, è veramente favolosa perché riuscite ad avere una precisione pazzesca nell'applicazione. Comunque, cosa succede? Noi andiamo a settare la nostra base. Io poi parto sempre angoli del naso, quindi faccio un setting, è vero, un po' più lungo, meno spolverata di pennello, però dalla grande precisione e comunque vedete, cioè questa cipria cancella i pori tantissimo. E tra l'altro, un aspetto che mi piace moltissimo di questa cipria è il fatto che tiene anche molto sotto controllo la lucidità del viso senza seccare la pelle. È una cipria che io consiglio anche a pelli estremamente secche, senza alcuna difficoltà. Questa è come si chiama? La Veil di Hourglass in polvere libera. Sono le due ciprie in polvere libera che mi sento di consigliare anche a una pelle secca. Comunque, adesso non voglio perdere un'ora. Però è importante settare tutto il viso bene. Ok, una volta fatto questo, in teoria, a livello accademico, noi dobbiamo andare a fare la nostra base con le polveri, no? Quindi applichiamo il nostro bronzer, il nostro blush e il nostro illuminante. Dopodiché, in teoria, si andrebbe a rifinire, quindi a fare la buffing technique con una cipria in polvere compatta, almeno a media copresa. Se io dovessi usare il prodotto accademicamente perfetto per fare questa tecnica, ad esempio, utilizzerei di Lila B, il B Original Flawless Finish Foundation. È un fondo compatto da finitura, appunto, che ha una coprenza media e una leggera luminosità, perché poi è sempre meglio preferire delle polveri che hanno un po' di sheen, no? Non piatte per non diventare troppo matte. E devono avere ovviamente un trito molto sottile. Un altro prodotto perfetto per la buffing technique accademica è la Compal Expert Dual Powder di By Terry. Io, ad esempio, utilizzo Rosy Glim, va bene anche l'Ivory, la più chiara, questa è più rosata, ha un centro luminoso. È molto polverosa perché è poco pressata, ma ha un trito molto molto fine e quindi rende questa tecnica molto bella. Altro prodotto perfetto per questa tecnica è la Instant Blurring Beauty Powder di Marc Jacobs. Io ce l'ho nel colore 50. Vedete, è una polvere compatta, copresa media, semiluminosa, che permette di andare a levigare l'incarnato e aumentare leggermente la copresa, andando a far fondere tutti gli strati di trucco insieme. Perché alla fine, qual è l'obiettivo della buffing technique? Una volta che noi abbiamo applicato il nostro bronzer, il nostro blush e tutto, andremo proprio a bafferare nella pelle questa cipria o questo prodotto, che proprio
permetterà di non vedere più la linea di divisione dove finisce il blush, dove c'è il contour, e rende tutto più sottile, più luminoso, più omogeneo e più fuso con la nostra pelle quasi, no? È una tecnica che a me piace molto e che io utilizzo spessissimo anche nel quotidiano, no? Però io per mia esperienza ho imparato su di me che preferisco fare questa tecnica con un'altra cipria in polvere libera, ma più leggera e più luminosa, ok? Nel mio caso, ad esempio, la cipria perfetta invece di in polvere libera per fare questa tecnica è le Meteorite di Guerlain. Questa è la classica cipria da buffing technique, sapete, no? Le famosissime perle in polvere libera. Questa non è una cipria setting, è una cipria di finitura, sono quelle appunto che si utilizzano per questa tecnica. Oppure la Hyaluronic Tinted Hydra Powder di By Terry, luminosa, leggermente coprente ma in polvere libera, trovo che appesantisca meno, su di me la preferisco. La cipria in polvere libera di La Mer, luminosa, sottilissima, perfetta. Oppure la mia adoratissima Future Solution LX di Shiseido, cipria alla costosissima, è una cipria anti-age che fa parte della linea Future Solution, vabbè, senza toccare il prezzo, però la finitura di questa, il finish, è fantastico. Sul mercato però esiste una terza tipologia di prodotto che non è per forza legata a questa tecnica, che sono le finishing powder. Ok? Vi faccio vedere quelle più famose e più conosciute, ok? O le ultime uscite. Dunque, innanzitutto la Peach Blur di Too Faced. Questa è una Translucent Smoothing Finishing Powder. Che cos'è una finishing powder? In realtà svolge la stessa funzione della buffing technique, ma senza questo concetto di andare a lavorare tutti gli estremi dei prodotti, eccetera, ma con un pennellone da cipria ampio classico, il classico pennello da cipria, andiamo a spolverare un velo leggero di questa polvere e andrà appunto a cancellare ulteriormente i pori, aumentare la rifrazione della luce della pelle, ha proprio un concetto di rifinitura della base. Oppure la Perfecting Smoothing Powder Blur Expert di Sisley, purtroppo c'è in un colore unico e questa per me è troppo scura, la posso usare solo in estate, però vabbè. Oppure la Velvet Touch Finishing Powder di Japanese. Questa, vedete, ha lo stesso concetto, ha però, è leggermente bianca, ma più che bianca è illuminante, non rilascia giù tantissimo colore, però ha questo concetto appunto blur sul poro, che poi è l'obiettivo delle finishing powder. E l'ultima uscita, che è bellissima, è la Perfect Blur Finishing Powder di Chantecaille. Vedete? E questa ha anche un rilievo meraviglioso, un tritto sottilissimo, vedete? Rilascia poco prodotto, guardate che bella la cialda tra l'altro. Comunque rilascia poco prodotto, ha questo aspetto quasi dorato. Insomma, il concetto di queste è appunto un velo sottile di prodotto con un pennellino ampio di finitura della nostra base. Questo vuol dire che io non posso prendere la mia blender e settare la base con la cipria e con la blender? Certo che sì. O non posso semplicemente prendere solo una cipria o un pennellone e settare? Certo che sì. Sono semplicemente altri tipi di tecniche. E a me piace insegnarvi le tecniche per far sì che non che le dobbiate per forza usare tutti i giorni, ma che le conosciate affinché possiate sempre, uno, decidere che tecnica di trucco usare, due, far rendere al massimo i prodotti che avete in casa o quelli che acquistate, quindi conoscendoli sempre di più. Allora, prima di fare insieme la buffing technique, andiamo a finire insieme la base. Dunque, prima cosa, bronzer. Ho preso il nuovo Matte Bronzing Powder di NARS. Sapete che hanno fatto questa collezione tutta dedicata ai bronzer, stupenda. Tra l'altro, io sono stupida e ho lasciato gli altri pezzi là sul tavolo. Ho qui soltanto la piccolina laguna. E mi puoi andare, vedi questi qua che ho scritto NARS. Allora, cosa succede? Loro hanno fatto una collezione dedicata alla Laguna, come hanno fatto prima con Orgasm. Cosa hanno fatto? Hanno ripeccato il classico bronzer Laguna, quindi quello fatto anche in altri colori, ma con la classica finitura semiluminosa tipica di Laguna, e lo hanno fatto anche in versione mini. È il classico colore Laguna ed è il solito prodotto. Cambia semplicemente il pack che ha queste scritte Bordeaux, questo finish soft touch e questi inserti copper meravigliosi, cioè sia piccola che grande. Poi, in occasione di questa uscita, hanno creato una nuova Laguna Maxi in Collector Edition che profuma e contiene, se non sbaglio, anche estratto di Monoi. Profuma di Monoi, ma non ricordo se aveva anche l'estratto. Fatemi controllare. No, non contiene estratto di Monoi, però contiene un derivato della vitamina C, però.
E anche un derivato del tocoferolo. Vabbè, comunque, a parte questo, è una Maxi Laguna da 16 grammi, appunto profumata di Monoi, con questo packaging meraviglioso. Io l'ho ripresa perché la mia laguna era troppo vecchia, era da cambiare, e ne ho approfittato. Adesso mi spacco le unghie, ti fa vedere. Dai, perché non ti vuoi aprire? Aiuto, non si apre! Adesso ve la faccio vedere. Comunque ha questo effetto onda ed è coperta da una cascata di spruzzo dorato. È semplicemente una questione estetica, nel senso che con la prima pennellata va via, perché io ho provato col dito, vedete? Però ha un effetto molto bello, ha un profumo di Monoi da impazzire, ma è la classica Laguna, quindi è semplicemente una versione da collezione, diciamo, no? Poi hanno creato il finish matte, il nuovo finish matte, e hanno fatto Laguna più altre colorazioni. Laguna per me, specialmente quando sono così chiara come adesso, è sempre stata troppo chiara. Hanno fatto un colore più chiaro che si chiama Vallarta e quindi l'ho preso. Così avrei voluto prendere anche Laguna nel finish matte, ma avendola già nel finish luminoso, ho deciso invece di prendere il colore più chiaro, che è questo, ha un trito. Se state cercando una terra matte che praticamente abbia, è una triple mild, sembra una cipria, ha un trito finissimo e un colore secondo me molto molto bello, perché spesso su incanati chiari le ciprie possono andare troppo verso l'arancione o troppo verso il giallo. Comunque, non divaghiamo. Non ho preso sul pennello da bronzer, sì che l'ho preso su il mio adorato Jaclyn Hill numero 02. Ok, andiamo ad applicare la nostra terra, ok? Io con questa terra, essendo una terra abbastanza neutro fredda, farò un tipo di placement che ha una via di mezzo tra un bronzing e un contour. Guardate che bella! Si fonde completamente con l'incarnato, bellissima. Tra l'altro ho preso diversi pezzi anche della nuova collezione estiva di MAC, quella appunto anche lì, tutta sul bronze, del bronze. E quindi mi piacerebbe fare un video di comparazione tra le due, potrebbe essere interessante perché hanno un po' lo stesso fil rouge, no? Queste due collezioni. Anche quella di MAC tutta sul bronze. La terra è bellissima, tra l'altro, il bronzer l'ho preso di quella collezione. Comunque, non divaghiamo. Come vedete è molto stratificabile, molto, ed è una cosa che io adoro in un bronzer. Tra l'altro lo vado a concentrare bene sul ponte del naso per fare un effetto un po' abbronzato. Questa qua per incarnati chiari è splendida. Poi nel mio caso, che è un incarnato chiaro ma non chiarissimo, lo stratifico e la stratifico ed è bellissima. Mi sa che prenderò anche Laguna in questo finish. Però è bellissima e ha un effetto sul viso una volta applicata stupenda. Comunque, poi procediamo e andiamo ad applicare il nostro blush. Io per colpa di Mandy Moore ho comprato il blush di Ofra Bellini perché lo ha messo in un video recente dicendo che è stupendo. Io l'ho preso subito, ovviamente. E lo andiamo ad applicare. Spolvera un po', ma ha un punto di pesca bellissimo ed è super pigmentato. È proprio il classico pesca rosato, bello, elegante, che sta bene veramente a tutti per quanto mi riguarda. Il pennello invece è il classico, quello di cui vi parlo sempre, il Four Face One di Patrick Ta, che è un pennello che da blush mi piace moltissimo. Guardate com'è elegante questo blush. Poi non so perché, in camera sembra sempre che il blush sia troppo, ma in realtà dal vivo è perfetto. Dopodiché, non ridete, avevo comprato il Twerk It di Elettra Lamborghini con Douglas. Poi non ve l'ho mai fatto vedere perché mi vergognavo. Il prodotto labbra che c'è dentro non mi piace. Ma l'All Glow Highlighting Palette, che è il kit di illuminanti, mi ha sorpresa. Perciò ho detto applichiamoli insieme. Gli illuminanti hanno diversi finish, più satinati o più metallici, più o meno colorati. E c'è questo colore qua che è il mio preferito. Perciò lo andiamo ad applicare insieme. Sfarinano un po', ve lo dico. Però per il prezzo che ha, secondo me, guardate che bella, è molto riflettente. Vi consiglio di premere il pennello e non di fare così, sennò vi esplode. Vedete che roba, c'è un kickback che è impressionante. Ma una volta messo sulla pelle, trovo che l'illuminante sia molto bello. E anche quello che sembra lilla, è troppo viola, in realtà sul viso ha un bel rosato, mi piace. Diciamo che sfarinano un po' troppo, però vabbè, questo è un problema di pressatura. Quando il prodotto sfarina così tanto, è un problema di pressatura, non di formula.
lasciano il pan poco pressato in modo che si prelevi con facilità il prodotto col pennello, ma poi il rischio qual è appunto che sfarini così tanto. Prendo semplicemente un po' del dorato più satinato, questo qua ultimo, che sfarina molto meno tra l'altro, e lo metto, vedete, proprio qua nel punto d'altezza principale per scaldarlo appena. Perfetto. Boh. Adesso in teoria la nostra base potrebbe essere finita, no? Perché uno potrebbe dire, ok, Giulia, hai la base finita, perfetto, ma comunque io vedo che qua c'è la linea, poi qua c'è il blush, qua c'è la linea dell'illuminante. La buffing technique serve a eliminare proprio questo tipo di effetto. Ripeto, perfetti questi prodotti per realizzare questa tecnica, ma per mia esperienza, io preferisco invece utilizzare le ciprie in polvere libera che vi ho mostrato prima. Adesso prendo la Mer perché è la prima che mi è capitata in mano. Comunque, adesso so che qualcuno mi dirà: non ci sono prodotti low cost in questo video. Perché purtroppo, per quanto riguarda low cost, si trovano ciprie ottime. Ad esempio, la mia dorata Rimmel Stay Matte, una cipria che costa niente e che è un'ottima cipria compatta mattificante. Oppure la mia dorata Fit Me Loose Powder di Maybelline, ottima setting powder. Poteva stare al posto di questa, ma delle blurring powder specifiche o dei prodotti, faccio un po' più fatica a trovarli, ma comunque va bene quello che avete in casa. L'importante è che si capisca il concetto, il tipo di prodotto che utilizziamo. Quindi la classica setting powder e o una cipria compatta, coprenza media, almeno media, possibilmente luminosa, o una polvere libera che sia più luminosa e più sottile, che non vada a stratificare. Ok? Questo è un po' il concetto. È importante anche il tipo di pennello che noi andiamo a scegliere, perché se ad esempio adoro questo pennello, questo ve l'ho fatto vedere nelle scoperte Amazon il mese scorso, è di Eyeshow ed è il Large Powder F602, è un pennello stupendo e ha questa forma che ci permette proprio di andare a pressare bene la cipria, vedete, quando siamo in fase di setting. Non va bene per la buffing technique perché ci vuole un pennello possibilmente non troppo grosso da cipria, tipo quelli che uso io, perché perdiamo la precisione, e non troppo denso perché poi rischiamo di spostare i prodotti. Sono perfetti i pennelli di questo tipo. Questi ad esempio sono low cost. Questo è di Velayue, di un set, vedete, è un pennello tipo da cipria ma più piccolo e ha una densità media. Questo invece è il multitasking powder di EcoTools, stessa cosa, vedete. Adesso vi faccio vedere come si fa la buffing technique. Dunque, prendiamo la nostra cipria e vedrete la differenza perché faccio prima un lato. Poco prodotto, non ce ne vuole tanto. Lo prendiamo bene all'interno del pennello, quindi premiamo bene il pennello nel cap, togliamo l'eccesso della cipria e richiudiamo bene le setole del pennello in modo che la cipria se bene dentro e venga e me la ridia piano piano sulla pelle, man mano che aumento la pressione sul pennello. Partiamo da questa zona e iniziamo appunto a bafferare, specialmente nei contorni, in questo modo. Movimenti delicati, senza premere troppo. Vado anche leggermente sul resto, ok? Poco, e poi mi concentro invece nello sfumarne bene i bordi. Poi salgo, via via, aumento magari un po' di prodotto e vado avanti. Ok, che differenza tra questo lato e questo lato. Qui sembra che non vedete più la differenza tra il brush, il bronzer, l'illuminante, sembra che sia tutto fuso insieme. Qua invece vediamo ancora tutte le linee, poi magari si noterebbe sicuramente più dal vivo che in camera. Faccio anche questo lato così vedete la differenza bene. Faccio entrare bene il prodotto, tolgo l'eccesso, chiudo il pennello, parto da qui, inizio a bafferare bene i bordi. E poi altro prodotto. Fronte. Voilà, guardate che differenza. Dal vivo è impressionante, provare per credere. E tra l'altro questo ci permette di settare ancora di più il fondotinta. La cosa migliore poi è andare a settare il tutto con un setting spray e se avete la pelle secca, mi raccomando, questa tecnica non tutti i giorni, durante le occasioni speciali, idratate bene la base sotto e scegliete un setting spray che sia comunque idratante, vitaminico, illuminante, non certo mattificante. Se avete la pelle grassa, perfetto, ad esempio un all-nighter per capirci. Io voglio usare con voi il nuovo MAC Fix Plus Magic Radiance.
E l'ho comprato appena l'ho visto ed è un All Day Hydrating Spray con vitamina C. È una sorta di Fix Plus, ma in più con vitamina C, adoro. Va agitato bene. E poi andiamo a utilizzarlo. Non ha moltissimo l'erogazione dei Fix Plus, però. Sì, mi ha un po' fatto la doccia, però. Se il prodotto è buono, magari ci cambio poi il pack. Non ho niente sulle labbra tranne il mio balsamo di Sensai, perciò vado a mettere un rossetto così abbiamo concluso. Voglio mettere con voi uno dei nuovi Tatouage Couture Velvet Cream di Yves Saint Laurent. Ho preso due colori e questo qua è bellissimo, si chiama 216 Nude Emblem. Guardate che bel colore per la primavera. È proprio una crema di rossetto. E ha un colore secondo me stupendo. Io spero di cuore che questo argomento vi sia stato utile, che questo video vi abbia insegnato qualcosa di utile. Credetemi, provate mano a mano a fare degli esperimenti con i prodotti che avete in casa e trovare le combo di cipria che vi piacciono di più, perché vedrete che il risultato è stupendo e la base dura molto di più. Un bacione!